senz'altro bello ritrovarsi a Montenero per parlare di Monsignor del Colore. Ritrovarsi a Montenero perché sicuramente, come ci ha già ricordato Monsignor Giusti durante l'omelia, la devozione alla Madonna è stata fondamentale nella vita di Monsignor Pio, e poi perché proprio qui nel santuario ha coltivato i primi germogli della sua vocazione. E poi è bello ritrovarsi a Montenero, proprio perché Montenero significa Livorno, e Monsignor Pio è nativo di Livorno, è un figlio di Livorno. E proprio su questa, diciamo, livornesità vorrei soffermare l'attenzione stasera. Anche se, bisogna essere sinceri, lui a Livorno ci sta poco, perché lui nasce nel 1837 e a 17 anni, nel 1854, lascia Livorno per andare al convento di San Marco di Firenze, dove diventerà appunto poi frate domenicano. Però, ecco, Monsignor Pio vive a Livorno una stagione molto particolare, su cui è bene richiamare l'attenzione. Che cos'era Livorno allora, in quella prima metà dell'Ottocento? Livorno è la seconda città del Granducato, è una grande città secondo i parametri di allora, ha circa 80.000 abitanti, quando Firenze ne ha 100.000 circa, quindi è una città grande, ma è anche una città diversa dalle altre città toscane. Perché è diversa? Nelle altre città toscane la classe dirigente è costituita essenzialmente da proprietari terrieri, e la città vive proprio in rapporto con una campagna circostante in cui domina appunto la mezzadria, no? Per cui la popolazione che fa riferimento alla città è una popolazione essenzialmente di mezzadri. Livorno non è così. Livorno è una città mercantile, in cui anche la classe dirigente esercita la mercatura per antica tradizione, e c'è poi un popolo fatto di lavoratori a giornata, di braccianti come si diceva allora, di operanti, persone che vivono in condizioni economiche a volte molto difficili. C'è una descrizione fatta di Livorno fatta da Gino Capponi, che è uno dei protagonisti del Risorgimento toscano, no? Che dice proprio questo. Gino Capponi parla di lui, fiorentino e legato al mondo della mezzadria, anzi uno di quelli che idealizza la mezzadria, potremmo dire quasi come sistema perfetto che assicura la felicità a un paese, parla di Livorno in toni sprezzanti, perché dice la sua classe dirigente è fatta appunto di mercanti, molti di origine straniera e quindi poco legati alla patria, come dice lui, e poi sotto di loro, dice, c'è una plebe ignorantissima e feroce, agitata di continuo dalla disuguaglianza dei traffici e dalla incertezza dei guadagni. Richiamo l'attenzione su questi due aggettivi: plebe ignorantissima e feroce. Ecco, ignorantissima cosa significa? Certo, questi poveracci che devono cercare di guadagnarsi il pane aspettando
durante il giorno che qualcuno li venga a chiamare per scaricare una nave, scaricare un navicello, scaricare un barroccio o cose del genere, non ha il tempo per dedicarsi agli studi, né tantomeno per consentire che i figli si dedichino agli studi, perché anche i bambini il prima possibile devono lavorare. Un luogo molto simile a Livorno a quest'epoca è la mia Pontedera. Anche la mia Pontedera è un luogo di commercianti e appunto di operanti, di manovali, gente anche loro ignorantissima e feroce, come avrebbe detto il Capponi. E c'è una cosa interessante che proprio mi ha colpito. In una vista pastorale riguardante Pontedera, ho trovato che lì il proposto doveva dare qualcosa alle famiglie, dare un sussidio alle famiglie perché mandassero i bambini al catechismo. No, praticamente doveva riscattare in qualche modo quello che avrebbero portato a casa questi bambini con il loro lavoro, per consentire che andassero al catechismo. A Livorno la situazione non doveva essere differente. E le scuole c'erano. C'erano le scuole dei Barnabiti qui a Livorno, no? A San Sebastiano. Ma le scuole di San Sebastiano erano per bravi bambini, per i bambini come il del Corona, per i figli di una famiglia che avesse quel minimo di agiatezza che consentisse appunto di mantenere un figlio agli studi. Chi non aveva questa possibilità restava nell'analfabetismo, nell'ignoranza e, guardate bene, anche nell'ignoranza religiosa, cosa di cui poi dovremo parlare. Ora, non è un caso, per esempio, che proprio in questi anni, tra il 36 e il 40, quindi quando nasce Monsignor del Corone, il Corone del 37, no? Un prete livornese, Giovan Battista Quirici, si dà da fare per organizzare delle scuole per chi fra i bambini era ancora più trascurato, cioè le bambine. Perché quelle erano ancora più trascurate e soprattutto in una città come Livorno, non voglio entrare in particolari, ma sapete bene quali rischi correvano le bambine povere, le ragazzine povere. E quindi organizza proprio l'Istituto di Santa Maria Maddalena e poi le suore crocifissine proprio per aprire delle scuole per le bambine, per insegnare loro un mestiere, perché potessero anche loro poi trovare una loro sistemazione adeguata. Del Corona si inserisce in questo quadro ragazzino quando agli inizi degli anni 50 aderisce ha una iniziativa che è proprio, diciamo, una novità di questi tempi, cioè le conferenze di San Vincenzo de Paoli. Qui a Livorno c'è un'altra novità di quest'epoca, l'apertura del seminario Gavi, no? Come a cura appunto proprio per impegno di Monsignor Gavi e guarda caso anche per un precedente impegno di Don Giovan Battista Quirici. Monsignor Gavi chiamò a dirigere questo seminario i cosiddetti preti della missione, cioè i preti vincenziani, quella congregazione fondata da San Vincenzo de Paoli, il ramo maschile dei vincenziani. E questi preti della missione proprio avviarono qui a Livorno anche le conferenze di San Vincenzo de Paoli per il catechismo dei bambini.
perché la San Vincenzo originaria, questo in genere non viene sempre tenuto in considerazione, non si occupò soltanto dell'assistenza economica, ma cercò appunto anche di dare una istruzione ai bambini, ai più giovani, prima di tutto l'istruzione religiosa e poi possibilmente anche un'istruzione professionale. Teniamo presente che la San Vincenzo di Livorno ha avuto anche un privilegio particolare, quella di avere la presenza poi di Federico Zanam, cioè del fondatore delle conferenze di San Vincenzo, perché come sapete, no, nel 1853, per qualche tempo, Ozanam venne a stare a Antignano, perché lui aveva problemi di salute, forti problemi di salute, infatti dopo poco morirà, e era venuto a Antignano a cambiare aria, no, come si diceva una volta. In questo ambiente, allora, ecco, del Corona non è estraneo, insomma, ai problemi del tempo, e lo vediamo, come dicevo, impegnato in questi due aspetti, l'assistenza ai poveri e l'istruzione ai bambini. Lui è un adolescente, è un ragazzino, no? Però ecco, già si impegna in questo campo, così ci dicono le sue stesse lettere, no? I suoi ricordi che affiorano qua e là nelle sue lettere.